Amici di Ration One, io lo amo. Ma io chi? Lo amo. Ma chi? Ma chi? Il grande rocker Liga, in Liga Nazionale. Liga 2, grandioso, sì. Grandioso. Quante volte passa su Radiorama? Centinaia di volte a settimana, tante volte al giorno. Le tre canzoni tue preferite di Liga 2, vai. Tu sei lei. Certo, bella. Tu sei bella. Lei. Poi. E poi potrebbe essere Balliamo sul mondo. Ok, ci sta. E l'altra? E l'altra Certe notti, okay. La macchina è calda e dove ti porta decide lei. Vabbè, facciamo cantare invece chi è più intonato di voi. Dite? L'importante è cantare. Ma c'è una band che sono in Liga 2.0 che si sono esibiti, tra l'altro lui ha una voce molto simile a quella del grande Lucianone Nazionale. Queste cover band sono bravi, no? Sono bravissimi, devo dire che riescono a fare veramente pazzesche. Le cose sì. Identiche, bravi. In Liga 2.0 al Bar della Villa a Cavallino. Sempre dell'ottima musica, dei live ogni sabato,
con delle band, degli artisti, dei veri professionisti, e cerchiamo di accontentare tutti i target di tutte le età per tenere contenti tutti. Stasera siamo in compagnia di Liga 2.0, la cover dedicata interamente a Luciano Ligabue, diciamo la più quotata del Sud Italia, ce l'abbiamo ospite al bar della Villa. Sono degli amici di vecchia data, l'anno scorso ci hanno già accompagnato in due eventi in particolare dove abbiamo avuto un sold out, e come ci sarà anche insomma questa sera. Ecco, questo faceva parte delle cover e dell'ottima musica che diceva prima Luca, che proporremo per tutta quest'estate, insomma, ecco. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti sceglierai, dietro una scia, alla buona musica. Cosa proponete al cliente che viene qui presso di voi? Beh, il bar della Villa offre i servizi di un vero e proprio bar tutto il giorno, dalla mattina presto fino alla sera tardi, insomma siamo aperti con delle ottime colazioni, ottimi aperitivi, e prima del pranzo, dopo il pranzo, aperitivo pomeridiano. Abbiamo anche degli appuntamenti settimanali con dei karaoke all'interno del locale, svaria talmente tanto, insomma offriamo tantissimo sia a livello di consumazioni che a livello di spettacoli, insomma, ecco. Facciamo anche tante cose per i bambini, facciamo, volevo sottolinearlo, senza scopo di lucro, abbiamo fatto tanti eventi con dei maghi, intrattenimento per i bambini, dei gonfiabili, facciamo un gioco interattivo ogni lunedì. Si chiama Eugenium, dove l'affluenza delle persone praticamente è altissima, un gioco a premi che si sviluppa attraverso il telefonino. Abbiamo regalato diversi viaggi buoni vacanza nel corso di questi mesi e speriamo di farlo anche per tutta l'estate, insomma, ecco, siamo presenti un po' in tutto, ecco, offriamo diverse varietà di spettacoli, compreso quello che è la vera attività del bar, cioè fornire della somministrazione e di colazioni e di aperitivi e di alcolici e di caffè soprattutto, abbiamo un ottimo caffè. Un grosso ciao a tutti gli amici di Fashion One, vi aspettiamo qui al bar della Villa. Ciao. C'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per breve. Le donne lo sanno che cosa ci vuole. Le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire gira.
sanno sia dove, sia come, sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Al limite del piacere, al limite dell'errore, conoscono posti in cui non vai, non vai. Le donne lo sanno che niente è perduto, che il cielo è leggero però non è vuoto. Le donne lo sanno, le donne l'hanno sempre saputo. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un Il progetto Liga 2.0 nasce nel 2010 e quindi ormai sono più di 6 anni che va avanti questo progetto. Tanti suoni, tanti sorrisi, giriamo praticamente mezza Italia ormai, tutto il sud Italia. E niente, che dirvi, è un progetto bellissimo che ci sta portando tante soddisfazioni e ci sta portando da tante persone che grazie a questo progetto abbiamo avuto anche la possibilità di poter interagire direttamente. È un progetto a quanto pare molto coinvolgente. Questo è testimonianza del tempo per il quale noi ancora ci troviamo qui, quindi siamo ancora protagonisti di questo progetto, e la gente ovviamente che ci segue sempre in tutte le serate, a partire da Bari, in Basilicata, Calabria, e quest'estate faremo alcune date anche in Sicilia, quindi chissà, vedremo un po' come andrà a finire. Le nostre prossime date, in realtà, dove potete venirci a trovare, le troverete sulla nostra pagina liga2numerico.0. Ricordatevi il 2, così potete visionare subito la pagina. C'è un logo rosso che ricorda molto Campovolo, perché il progetto appunto nasce dopo Campovolo 2.0 che Luciano ha fatto un po' di anni fa, nel 2011. E niente, lì troverete tutte le nostre date mensili e le successive, quelle che noi aggiorniamo ogni settimana, dove possiamo insomma metterci a contatto con voi e mettervi al corrente di dove andremo nelle successive date. Eccoci qui, vi presento anche i miei compagni di viaggio. Sulla mia destra abbiamo Stefano Angiulli, tastiere. Dietro di me, la chitarra. Alessandro Iacobelli. Al basso, io, Michi Argentiero. Batteria, Alessandro Spinelli. Allora, loro sono un po' timidoni, ma soltanto quando devono fare interviste, perché poi quando suonano in realtà rompono il ghiaccio. Vi dico in modo così velocemente, lui è di Alberobello, poi abbiamo Alessandro che è di Bari, abbiamo mio fratello alle spalle, il mio minore, quindi anche lui di Bari,
Poi abbiamo Alessandro Spinelli, che è di San Michele di Bari, ottimi musicisti, sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista professionale. Quindi, che dirvi, vi ricordo per l'ennesima volta che ci potete trovare sulla nostra pagina Liga 2.0, dove ci sono le nostre date, dove ci sono, non lo so, curiosità su di noi, potete chiederci qualcosa, quello che volete. Detto questo, al mio 3, 1, 2, 3, ciao a tutti a Fashion One, ciao!